Ciao ragazze, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, in questo video voglio farvi vedere una nail art dell'ultimo minuto, cioè una nail art che è proprio abbiamo un evento, un bel evento, un'occasione speciale e quindi dobbiamo avere, vogliamo anche farci le unghie in modo da averle belle decorate senza mettere semplicemente lo smalto. Infatti qui ho deciso è una nail art che faccio quasi sempre io. Quando magari non ho abbastanza tempo, però le unghie ce le voglio avere ben curate e tutte decorate con lo smalto. Allora, qui vi basterà solamente scegliere un colore a vostra scelta, appunto, e in più uno smalto, vi basterà avere uno smalto glitterato. Quindi quello che ci occorre è uno smalto, una colorazione di vostra a vostra scelta e uno smalto glitterato. Se siete multicolor è ancora meglio perché soprattutto con la luce del sole, brillerà ancora di più. Quindi io vi lascio il video tutorial, spero tanto che vi piaccia, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ragazze. Ciao! Allora, i prodotti che ci occorrono sono uno smalto di vostra scelta. Io sto utilizzando questo bel bordeaux della Debbie Gel Play che è del numero 11. Poi uno smalto glitterato. Io sto utilizzando questo multicolor, sempre della Debbie, che è del Color Play numero 38. E infine un top coat, uno smalto trasparente. Io sto utilizzando questo dell'Essence XXL Volume Gel Look. Questo qua. Adesso possiamo iniziare con la Allora, nostra nail prima cosa art. stendiamo lo smalto che abbiamo scelto, la colorazione che abbiamo scelto, lo stendiamo su tutte le unghie. Poi, dopo che ci sarà perfettamente asciugato, prendiamo il nostro smalto glitterato. E iniziamo a fare una sorta di French glitterata. Non importa che sia dritta, mi raccomando. Comunque tendiamo a mettere sempre molti glitter che siano più situati appunto nella punta dell'unghia, nella French. Poi, sempre con i glitter, caliamo verso il basso, distribuendo un po' di glitterini fino a metà dell'unghia. Come se fosse una sorta di sfumatura. Poi, se volete, potrete fare anche la seconda passata, sempre con lo stesso procedimento, situando più brillantini appunto nella punta dell'unghia, poi scendendo verso il basso, diminuendo sempre con i glitterini. Poi, dopodiché, lasciate Adesso asciugare. prendiamo il Poi, top coat e lo smalto trasparente, lo stendiamo bene su tutta l'unghia. Bene ragazzi, il mio tutorial è finito qui, spero tanto che questa nail art dell'ultimo minuto vi sia piaciuta e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi, un bacione!